Dopo questa prima stagione, dopo questa prima esperienza, cosa meno, cosa di più il calcio italiano rispetto al calcio, alle caratteristiche del calcio inglese? E poi volevo chiederti anche a questo punto della Champions chi è la tua favorita. I think the difference is always between Italy and England is the physical side. In England it's a lot of physical, 90 minutes, always high tempo. In Italy it's more technique, also high tempo but more technique. And I think my first year here has been a little bit up and down. First 3 or 4 months was difficult, but now I'm very, very happy. And I'm playing well and the team is playing better. In the Champions League, I think Barcelona is going to win it because yesterday played a fantastic game again. Le differenze tra il calcio italiano e il calcio inglese sono sempre differenze a livello, diciamo, da un punto di vista fisico, perché comunque il calcio inglese per tutti i 90 minuti punta sulla fisicità e il calcio italiano punta più sulla tecnica. Questa è la differenza principale. Per quanto riguarda la mia esperienza, per questo primo anno agli inizi ci sono stati un po' di alti e bassi, soprattutto nei primi 3 mesi, però ora sono felice, le cose stanno migliorando. Per quanto riguarda la Champions League, credo che vincerà il Barcellona. Ciao John. Un bilancio di questi 2 mesi qui in giallorosso, ti aspettavi di poter dare di più, ma sei soddisfatto? Un tuo pensiero? I was very happy when I signed for Roma because it's a very big club with fantastic supporters, but it took me 3 or 4 months to get used to everything because the language, the way of play, the players, the manager, so it took a long time, but from November, December I started playing good, and next season, well, the last 6-7 games now, and the next season the supporters will see what I can do, because now I'm very happy and I'm feeling good. Sono stata molto felice nel momento in cui ho firmato il mio contratto con la Roma, nonostante mi ci siano voluti almeno 3-4 mesi comunque per adattarmi, sia dal punto di vista della lingua, del rapporto con i compagni per poterli conoscere, con l'allenatore. Quindi diciamo che le cose sono cominciate a migliorare subito dopo e tutto sommato, insomma, la sensazione è positiva. Senti, poi tu hai parlato spesso e sei rimasto molto sorpreso del pubblico giallorosso, ma di quanto sia caloroso. Ti aspettavi che, insomma, perché ci fosse un cambiamento così repentino? Perché magari all'inizio, insomma, è stato un momento un po' particolare, un po' difficile, invece ora sei diventato, diciamo, uno dei beniamini forse della curva sud. I understand when I signed for Roma it was a big signing, so I had a lot of pressure on me, and when I didn't play well in the beginning, I understand the fans were not happy, and it's no problem to me because I knew I was going to change it, and now I can see the fans is happy, and I have to thank the fans because they've been fantastic to me, and after the Arsenal game it was unbelievable. And to see 5,000-6,000 people in training was fantastic. So the fans is very important for me and for the players. So we hope end of the season and next season we can give them something back because they deserve that we win something. Da quando sono arrivato qui a Roma i fans, diciamo, col tempo si sono dimostrati sempre di più disponibili nei miei confronti, perché comunque ho avvertito molto il loro calore, il loro supporto, e la presenza di questo tipo di tifosi è molto importante per qualsiasi tipo di giocatore. Si sono dimostrati soprattutto diciamo, vicini a me dopo la partita con l'Arsenal, e di questo sono stato molto contento. E per cui, diciamo, il prossimo anno speriamo di vincere qualcosa proprio per loro. Volevo sapere da te se ti dati una spiegazione su il perché una stagione così altalenante, così difficile, con una partenza così complicata. Why do you think that this year, the start of the season, is a bit different?
I think it's impossible to say and difficult, but I think in the beginning we win some games, and then we lose some games we should not lose, and also we have a lot of injuries. It's no excuse, but sometimes we have 6, 7, 8 injuries, and it's very difficult when you have so many injuries. But we did not play well, and we were not working hard enough, and we did not play as a team. So after first 2 months, we changed and we worked harder, and now and then we won. So we have to start better next season, because if we want to win something, we have to work hard for each other and for the team. Non è facile trovare una ragione, o comunque sia, una parte importante è stata giocata anche dal gran numero di infortuni che ci sono stati, perché aver avuto appunto 6, 7 o 8 giocatori infortunati incide moltissimo poi sull'andamento della squadra. Però appunto anche dopo 2 mesi dall'inizio del campionato le cose sono cominciate a migliorare ed abbiamo iniziato a vincere. Poi volevo sapere, a proposito della Lazio, se c'era qualcosa in particolare che temevi Well, if you are, I'm not going to say it loud, because we have to have some secrets. But we know Lazio is a very good team, and it's a derby. It's going to be very difficult, and no matter who you play against in a derby, it's going to be very difficult. So we have to play our best football, and if we play our best, we have a chance to win, and it's important for us, because we don't care who we play against, we only think about get to the fourth position. So but it's important, of course, for the fans and for the city and this game. So we're gonna give 100%, and if we play our best, we can win. È comunque una partita, sarà una partita molto importante, anche se è sempre un derby, quindi verrà vissuta in maniera particolare, però comunque se noi faremo del nostro meglio sicuramente riusciremo ad ottenere un buon risultato, anche perché appunto, ripeto, servirà per tenere sempre un occhio al quarto posto in classifica, e comunque sia avrà una valenza maggiore proprio per quanto riguarda l'importanza che un derby ha per i tifosi e per la città. Noi ci metteremo, diciamo, faremo del nostro meglio al 100%. Well, when you play for a big club, you're always gonna have some critics. It's normal. It's the way of life and football. And if you don't play well, if I don't play or somebody else don't play well, we get some critics. So we just have to change it. And I did not play well in the beginning. I had some critics and I changed it. And that's what everybody has to do. You have to change it. But for me, it's normal to have critics. And but that means you have to work harder. And that's what I did. And that's what the team did. Dunque, è normale quando si gioca in una grande squadra, in un grande club, a volte magari poter ricevere delle critiche magari per una tecnica di gioco piuttosto che un'altra, però l'importante appunto è, qualora ci fossero queste critiche, farne tesoro ed eventualmente magari apportare qualche cambiamento e lavorare più sodo. Insomma, le critiche stimolano anche da questo punto di vista, quindi a lavorare di più.